Cecco Barbaro. La signora madre superiora per la colpa non è tutta mia. Questo è accaduto, è accaduto a casa. E chi fu il colpevole allora? E chi fu il colpevole allora? È stato l'ultimo bicchiere di vino che ho trapannato. Ieri facevo un caldo di misura. Lavoro città, sì che ho sentito il bisogno di umiliare, ecco tutto. Lo sapete che siete già stato minacciato di licenziamento per la vostra ubriachezza abituale? Ma vede madre Badessa, se mi succede qualche volta di bere più del necessario, questo può anche essere vero. Ma per la mia ubriachezza abituale, questa è una calunnia. E sapete pure che se io non avessi interposto i miei buoni uffici in vostro favore, a quest'ora avreste già perduto il vostro impiego di falegname e giardiniere del nostro convento. Lo so. E di questo lo sono riconoscente a lei, madre Badessa. Ma vedi, è quella parola, ubriaco abituale, che suona male. Passi per ubriaco, ma abituale, umilo giù. Dovreste dare ascolto ai consigli di chi vi vuole bene. E invece, parole buttate al vento. Ieri poi avete altercato con Giacomo il Fabbro e l'avete anche picchiato con le mani. È vero ciò? No, madre, non l'ho picchiato con le mani. Qui c'è un piccolo errore informativo. Il che vuol dire che non dareste ascolto alle mie parole. Non l'ho picchiato con le mani. E allora? L'ho usato un notoso bastone. Azione pessima e riprovevole. Che non abbia più a ripetersi, mi raccomando. E seguirà il suo consiglio, madre. E cercherò di non litigare più. Posso litigarmi ora? Andate, c'è molto da fare in giardino. E contate i bicchieri se ritornate a bere. Anni e bicchieri, madre, non si contano mai. Andate, burlone, andate. Riferisco. Sono successi con oggi. Venite avanti, che cadevi in fretta. Stanotte, mentre tutti dormivano e le porte erano chiuse a chiave, Rita è riuscita ad introdursi da noi. L'abbiamo trovata nel coro nell'intimatatorio, davanti a Gesù Cristo in muta preghiera. Ciò che dite del miracolo, presto la si conduca qui. Cosa devi dirvi? Lascia con me. Madre, siamo in cerca base ed ecco. Come mai siete qui, Rita? Madre, per 23 volte vi ho bussato al vostro convento, ma voi mi avete sempre rifiutato. Le nostre regole vietano che le donne che furono spose e madri abbiano a vestire l'abito monacale. Lo so, madre, lo so, e per questo non mi sono mai attesa. Però, madre, questa notte, l'ho fatto un sogno. È stato come una visione paradisiaca la mia. Ho visto di lì. E quando mi sono svegliata, mi sono trovata davanti ad un crocifisso. Ed era il vostro. Ma il volere di Dio, pare che è chiaro così. Restate pure fra noi. Grazie, madre, grazie. Benotto del monastero. C'è un legno arido e secco. Sì. Da domani mattina voi dovrete annaffiarlo ogni giorno. E per un anno intero. Ok, obbedirò, madre. Ora, Sor Maria, venite con me. Andremo dalle altre suore, da loro dalle Canovella. Prima però, entriamo in chiesa a rendere grazie a Dio. Posso parlare, sorella Rita? No, ma chi siete? Cosa ci fate in un convento? L'ho veduto uscire di qui ora, Suor Maria, la madre superiora. E nella speranza di trovarmi da sola, ho pensato di infortunarvi con la mia presenza. Ma voi chi siete? Mi chiamo Cecco Barbaro e fa un po' di tutto. Tre pari di luna, poi giardiniere, poi sagrestano e poi falegname. Volete? Volevo conoscere più da presso la nuova ospite del convento. Tutti dicono che siete veramente buona, sicché ho pensato di rivolgermi a voi per ottenere un grande favore.
parlate? E vedete, qui è il convento. Tutti i giorni col prete mi fa mangiare. Capirete anche voi, sorella, che anche il più bravo ne rimarrebbe stufo. Cerco, bisogna ringraziare il Signore che non vi manchi il cibo. Lo so, ma lì è che oltre alle polpette mi fa mangiare certe minestre. Io sono di stomaco alquanto delicato e sono sicuro che se continuo a cibarmi in codesto modo mi verrà il calcinaccio come agli passerotti. Va bene, ma io cosa posso fare per voi? Una cosa semplicissima. La dovrebbe pregare la Madre Superiora che la Dio ordina la dispensiera di darmi due pastascettine, un pezzettino d'arrosto, uno stufatino, perché le volpette le so troppo monotone. Ma la Madre Superiora, che cosa pensa di voi? E che dice di me? La non dice né bene e né male, non posso di lei tagliarmi. Ma è quelle volpette che non riesce più a trangugiare. Cecco, bisogna ringraziare il Signore per lo stato in cui ci troviamo in questo mondo. Tutto questo per piacere a Lui. Ma se oltre le volpette ci fosse un pezzettino d'arrosto, oh, come lo ringrazierebbe volentieri, buon Dio. Suonano la campanella, c'ho da andare a sbrigare alcune faccende in giardino, ma neanche una parlata di chiacchiere si riesce a fare in codesto convento. Ma stia tranquillo, Cecco Barbaro, avete sentito la campanella? Sì. Dovete andare ad aiutare Suor Concetta a preparare 200 polpette alla comunità per il pranzo di domani. Preparare polpette per il pranzo di domani? 200 polpette! E vado, a pure di preparare polpette e finirò per diventare un polpettone anch'io. Ti capisco. Sorella Rita, sono andato bene qui da noi? Oh, mi trovo infinitamente bene. Questo posto di pace esalta la mia fede e la mia religione. Bene. Allora vi lascio al vostro devoto raccoglimento. Arrivederci, sorella Rita. Arrivederci, San Maria. Signore, ti ringrazio per avermi donato tutta questa felicità. Ma devo chiederti una grazia. Vorrei che una delle spine della tua corona torturasse per un momento la mia fronte. Tutto questo per vedere il tuo nome.
Ecco Barbaro, avete sentito le novità di questi giorni? E che volete che sappia vostro sacrestano? Sono mesi che non esco più dal convento. Oramai la mia vita è tutta qui, tra chiesa e orto. Qualche scappata dal venditore di vini lo fate ancora però, eh? Raramente però. Non ho più neanche il tempo di guardarmi a giro. Un bicchierotto di quello buono ogni tanto e poi via di corsa. Un bicchiere solo? Avete il viso tutto rosso? Ho il viso rosso? Oh, eppure guardi un po' la stranezza della combinazione, io un po' che bere di nobbiamo. E ora sentiamo questa grande novità. Domani mattina partiremo per Roma, Suor Maddalena, Suor Concetta e io. Tre suore che vanno a Roma? E perché poi? Andremo in pie pellegrinaggio perché il nostro pontefice, Niccolò V, ha indetto il sesto giubileo. Ah, e qual è il motivo? Bernardino da Siena sarà fatto santo. In tutte le nostre parrocchie si stanno facendo dei festeggiamenti e da tutta l'Umbria la gente parte in pie pellegrinaggio per la città eterna. Ah, ora si spiega perché si è fisso tutti i siediti in ogni casa di pasta. E per questo? Che gran brutta cosa il non saper leggere. Se non avessi questa mia vecchia ruota ruggite, andrei anch'io a Roma, e di molto di volentieri. Non preoccupatevi, Cecco, le porteremo una memoria da lì. E io vi ringrazio fin da ora. Ma è sorrita un verano voi? Non credo proprio. Perché? Perché lo so. Cecco Barbaro, il vostro posto non è qui, ben lo sapete. Da tre giorni Rosetto è privo di acqua. Un po' troppo sovente, vi dimenticate di innaffiarlo. Ma si parlava di andare a Roma, del giubileo, del giubileo di quella cosa lì. Andate subito in giardino ad annaffiare rose. E come annaffierei più volentieri il mio gargarozzo con un buon vinello fresco, gustoso e saporito. Vado ad innaffiare rose con permesso. Volete andare a chiamarmi sorella Rita? Avete consentito che lei venga con noi a Roma? È impossibile, perché la sua infermità è cagione di crisi e di molestia per chi la avvicina. Povera Rita, sarebbe stata così felice di venire con noi. Rincresce anche a me di non poter soddisfare un desiderio così ardente. Forse è volontà di Dio che ella qui rimanga. Vado. Sì. Madre, mi avete cercato? Sì, perché desidero parlarvi. Forse volete darmi qualche buona novella? Al contrario, per confermare una notizia spiacevole. Voi più volte mi avete chiesto di poter andare in pellegrinaggio a Roma, vero? Sì, consente, madre, vero? Sono spiacevole, ma devo ancora porvi un rifiuto. No, perché? Ma per motivo della vostra infermità. La ferita qui, ferisce la fronte, è purulenta e fedida e nessun medicamento riesce a farla scomparire. E questa ferita creerebbe disagio a chi non vi conosce. Quindi dobbiamo salvaguardare il buon nome della Bossignana. Madre, ma così non potrò visitare la città della nostra fede, non potrò ricevere la benedizione del cuore di Cristo. Madre, per favore, consentite. Non chiedetemi l'impossibile, sorella Rita, non insistete. Madre, no. Se guarissi. Ma in tal caso non potrei ostacolare il vostro desiderio. Grazie, madre. Sapete, Barbaro, che domani mattina partiranno dal nostro convento tre suore per recarsi a Roma. E so già bello di stare informato. E so pure che il cammino sarà piuttosto disagevole. È vero, ho ordinato un maggior numero di panni per le sorelle che partono. Che scansate la ventola, se volete prendere un po' di sucatini invece delle solite polpette. E seguirò il vostro consiglio, e girerò in largo. Oh, ma che vedono i miei occhi? La piaga vergognosa che segnava il volto di sorella Rita non c'è più. Il suo volto è diventato bello, fresco e luminoso come una volta. Un nuovo prodigio è accaduto in convento, madre superiora! Ma
Ma che dite mai, cieco? La verità! La verità! Madre, ho pregato con così tanta intensità che il Signore ha voluto realizzare il mio desiderio. Correte a chiamarmi San Maria, presto. Allora ora potrà venire pure lei a Roma, con voi altre, eh? Presto, presto, sono... Vado, vado, volo! Siete veramente guarita? Sì, madre. La volontà del Signore è ben evidente. A me non resta che inchinarmi al suo divino volere. Madre, ho chiesto anche di ritornare a soffrire una volta tornata dal pellegrinaggio. Sorella. Dovremmo dire a San Maria che domani mattina all'alba partirete anche voi con loro. Quindi le nostre consorelle avranno una nuova sorella in pellegrinaggio. E io potrò pregare in pellegrinaggio con loro. Certo, certamente. Eccomi, eccomi, ho volato. Desiderate, madre? Ma come? Sorella Rita, guarita. Certo, domani all'alba sorella Rita partirà con voi altri. Da questo momento affido a lei la mia stessa autorità. Mi dite. Signor Maria, potrò venire con voi il pellegrinaggio a pregare. Tenente sorella, questo denaro vi servirà per il viaggio. No, madre, no. Perdonate questo mio gesto, ma riprendetevi. Ma perché fate questo, Rita? Perché, madre, il pellegrinaggio bisogna andare con il cuore puro e con la speranza nella divina provvidenza. Questi giorni le nostre sorelle hanno tanto pregato per voi. Grazie, signore. Grazie. Ma fuori, che tempo fa? La neve è alta e il freddo intenso. Desiderate qualche cosa, sorella Rita? Sì. Sorella Maria, andatemi all'orto. Raccogliete due frutti maturi e una rosa in fiore. E portatemi. Ma come? Una rosa fiorita e frutta matura nel rigido inverno, ma tutto ricoperto di neve. La potenza di Dio non deve stare. Madre, questa notte ho sognato Dio e gli ho domandato quando potevo raggiungerlo e mi ha detto anche oggi stesso. Madre, madre, non piangete, madre. Quando sarò in paradiso, pregherò per voi. Posso salutare la buona sorella Rita? Certo. Certo, di questo momento. Sono alla fine dei miei giorni, ma ancora è arrivata. Come lo dicevo, tranquillità. Io, benché vecchio, confesso di aver paura di morire. Cieco, ma perché avete paura di morire? E perché? Perché in questa vita un gocciolino di vinello buono lo posso ancora bere, ma nell'altra vita, chi lo sa se lo potrò bere? Che simpatico burlone.
Andate, cerco, andate. Rina, mi sono di tranquillità. No, c'è di fare niente. Cerco, come stanno le vostre mani? E come volete che sia. Ormai le sono tutte rattrappite. Guardate, non riesco nemmeno ad articolare le dita. Un buon a nulla, insomma. Ecco, ognuno di questa deve portare la propria croce. E purché non sia troppo pesante, la porto volentieri anch'io. Ma ora vado, c'ho da spiegare qualche faccenda. Un pezzo. Miracolo, miracolo! Solo la vita aveva ragione. Ecco, l'unica rosa fiorita in mezzo alla neve. Madre, ho capito dai figli del crocifisso. Ed ecco i due figli maturi. Signoria, Dio ha voluto benedirvi per avermi creduta. Madre, datemi il crocifisso. E in modo che io posso baciarlo. Oh, che bello. Perché il crocifisso è l'annunciatore del più grande amore. Sarà la vita anche con noi. Madre, guardate la fronte. La ferita sembra una gemma preziosa. È vero, sembra un rubino fiammeggiante. E adesso, sorella Rita, che siete salita al cielo, pregate per noi. Sorelle! Sorelle, le campane saranno senza essere toccate da nessuno! Caduto in convento! Sono qui, sarei andata a passo di quest'anima! Ah! Le mie mani! Miracolo! Sorella Rita mi ha guarito, miracolo! Sono guarito! Sono guarito! Inginocchiamoci, sorella Maria, e benediciamo la memoria della santa degli impossibili.